Parigi, demolizione di una chiesa, prete trascinato via con la forza. 12 vetture, leggo nell'articolo, 12 vetture della polizia in assetto antisommossa sono arrivate per reprimere la protesta nel 15° arrondissement di Parigi contro la demolizione della chiesa locale di Santa Rita, occupata ad ottobre 2015 da gruppi di cattolici che cercano di evitare la sua demolizione. Molte persone hanno sfogato sui social la loro rabbia e la loro tristezza. I jihadisti hanno scozzato un prete, Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, li aiuta distruggendo le chiese, ha pubblicato l'utente XAV. Vabbè, ci sono i commenti a questa notizia. La demolizione della chiesa sta per iniziare, ma alcuni fedeli, alcuni dei quali consiglieri locali, si rifiutano di allontanarsi. Il video mostra i manifestanti, fra cui molti anziani, trascinati via con la forza dalla polizia. Una foto mostra la polizia che trascina il prete fuori dalla chiesa perché ha rifiutato di interrompere la messa. Anche i chierichetti sono portati via dalla polizia. Il sito dove si trova la chiesa è stato destinato alla costruzione di un parcheggio. Per salvarla servirebbero 3 milioni di euro. Per il momento nessuno mi ha offerto niente altro. Teniamo matrimoni, battesimi, tutti i tipi di cerimonie regolarmente. Non possiamo salvarla se nessuno ci offre nulla, ha detto l'arcivescovo di Parigi, Monsignor Dominique Philippe, all'emittente France 3. Dunque, vediamo una scena della demolizione. No, vediamo qua persone che sono portate via. Non so se riesce a vedere un po' meglio. Adesso vediamo se riesco a trovarla, la demolizione di una chiesa molto molto bella. Ah no, eccolo qua, questa è un'altra scena di Santa Rita, ecco qua, le immagini delle. Eccola il prete, sta celebrando messa. E arriva la polizia. Altre persone che vengono portate via con la forza. Belle immagini su quanto sta accadendo. Ma vediamo quest'altro filmato sulla demolizione di una chiesa bellissima. Ecco qua, un'altra chiesa bellissima, demolita sotto gli sguardi dei fedeli impietriti. Dal 2000 in Francia sono state abbattute una quarantina di chiese. Guardate che chiesa, che bella. Le chiese stanno abbattendo, le chiese. Il cristianesimo, il cattolicesimo, quello vero, secondo i loro piani, deve sparire dalla faccia della terra per lasciare spazio a qualcos'altro. E pensare
E c'è ancora chi non ha capito che con la distruzione della Chiesa cattolica, quella vera, non avremo più scampo. Qualcuno prova a dirlo da qualche anno, ma viene anche preso in giro. Parlare contro la Chiesa è diventato di moda. Tanti dotti parlano contro la Chiesa, fanno filmati di ore contro la Chiesa, non hanno capito un accidente di niente. Mi auguro che queste scene, questi eventi, questi episodi possano cominciare a far riflettere e a capire qual è il piano complessivo che c'è dietro. Me lo auguro davvero, di tutto cuore.